Prego, consigliera. Grazie Presidente. Roma deve occupare un ruolo centrale nel panorama artistico contemporaneo, nazionale ed internazionale. Raccontavo giusto ieri ai miei colleghi come ricordo ancora con chiarezza, come fosse oggi, quando il vice sindaco partecipò per la prima volta alla Commissione Cultura e ci rappresentò come facendo parte. Come facendo una semplice ricerca in ambito culturale, in particolare trascrivendo sui motori di ricerca Culture Life Rome, apparissero per lo più immagini simbolo più conosciute della Roma capitale, cioè il Colosseo, i Vaticani, i Fori. Piccola parentesi, tra l'altro ora mi ha fatto piacere insomma riscontrare, ripetendo la ricerca oggi, come compaia stavolta al primo posto la carta di Roma 2020. Sarà un percorso di dibattito organizzato per discutere e ragionare sul diritto della persona a prendere parte pienamente e liberamente alla vita culturale e ci auguriamo insomma di poterlo attuare anche con tutta l'Assemblea, insomma ritornando a settembre dalle vacanze. Un altro step importante per mettere Roma al centro del dibattito culturale internazionale. Comunque, ritornando a questi prestigiosi simboli di Roma, si riscontra analogamente come, nonostante l'importante e vitale presenza di produzione contemporanea diffusa su tutto il nostro territorio, ci fossero, già da allora ben pochi spazi strutturati che potessero dare la giusta visibilità e partecipazione alla produzione artistica, scientifica contemporanea. E proprio in questa direzione va questo atto, operando di fatto una vera e propria rivoluzione organizzativa che già era stata avviata con la delibera di giunta numero 126 del 27 dicembre, che ha previsto poi una riorganizzazione delle istituzioni culturali. Con questa amministrazione che ha avviato un rapporto di dialogo e proficua collaborazione fino a quel momento non era attivo. In particolare, arrivando ad oggi, attribuendo all'azienda speciale PalaExpo il ruolo di polo espositivo dell'arte contemporanea e concedendogli appunto gli spazi Macro, di Via Nizza e del Mattatoio per la durata di 20 anni. In parole povere, questo vuol dire abbracciare una logica di programmazione e progettualità molto più ampia negli spazi e nei tempi e che permetta di valorizzare l'azienda PalaExpo e al contempo consenta però di agire e svolgere un'azione unitaria di crescita e di dialogo con le altre realtà delle istituzioni culturali nazionali, ma non solo, anche internazionali. Ricordo come ha voluto sottolineare il vice sindaco che in casi simili le concessioni vengono date anche per 90-100 anni, vedi l'auditorium, e comunque che la stessa delibera prevede al suo interno una serie di strumenti che l'amministrazione e le amministrazioni potranno utilizzare in caso di volontà di recessione dalla concessione. Ricordo che inizio consiliatura 2015-2016 il PalaExpo ha visto un indebolimento che di fatto ha visto sottrarre alla sua gestione le scuderie del Quirinale. Ecco, ripeto, grazie a questa concessione l'azienda PalaExpo si fa più forte degli spazi del Palazzo delle Esposizioni del Magro e Mattatoio e con la realizzazione di questo polo riusciremo finalmente a valorizzarne le potenzialità e rafforzarne le capacità progettuali, con la volontà, come detto, di renderla protagonista dell'iniziativa culturale. E detto questo, tengo veramente a ringraziare il vice sindaco perché grazie a questa delibera, che va a sommarsi già ad altre attività in essere, come quelle dei bandi dell'estate romana, mi viene da pensare e penso a contemporaneamente Roma e a Eureka, Roma raggiunge davvero un altro obiettivo importante previsto nelle nostre linee programmatiche. Ovviamente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa delibera. Grazie Presidente.